guardiamo al 2020, guardiamo anche alle elezioni che ci saranno di qua al 2020, ci sono tanti amici, i nostri sindaci, i nostri amministratori, tante persone che hanno dato una mano nelle esaltanti sfide di Savona, di Spezia, di Genova, degli altri comuni che abbiamo vinto in questi tre lunghi anni di governo della Liguria. Ora io credo che questa esperienza civica, che è collaterale, che è aggiuntiva rispetto ai partiti e non certo sostitutiva, debba organizzarsi per dare continuità a se stessa, per diventare un motore politico anche di idee, di progetti, di costruzione del futuro. E deve appoggiare gli assessori, molti sindaci, tanti che ha messo alla guida di tante città della Liguria, costruendo un percorso politico che poi certo sfocerà nel 2020 anche, ci auguriamo tutti ovviamente e ne siamo certi, nella riconferma di questa amministrazione, che credo stia facendo molto bene a questa regione. Quindi è bello vedere tanta gente, è bello vedere tanta gente di sensibilità, culture ed esperienze diverse, è bello vedere che a distanza di mesi l'impegno non è cambiato e credo che da oggi cominciamo a costruire un percorso per la Liguria che dia continuità a quello che abbiamo già fatto in questi tre anni.